in a beginner. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, oggi, lo state vedendo alle mie spalle, parliamo di Fortnite e di Fortnite Mobile. Perché ragazzi? Perché durante le live, ragazzi, perché ci sono dei grandi aggiornamenti, ci sono durante le live molti di voi che vorrebbero giocare con me, mi dicono: Xyuder, se io ho la PlayStation 4 posso giocare con te? Sì, certo, perché tra computer, io gioco da PC, a console PlayStation, non c'è nessun problema, i server sono gli stessi. Xyuder, se io gioco da iOS posso giocare con te? Sì, perché dal dispositivo mobile, sappiamo che Fortnite Mobile appunto è uscito qualche giorno fa, si può giocare con chi gioca con PC. Xyuder, ma se io ho l'Xbox 360 posso giocare con te? No, fino adesso ragazzi, chi aveva l'Xbox 360 purtroppo non poteva giocare con chi aveva il PC. Sebbene entrambi siano di Microsoft, non c'era ancora la compatibilità di Fortnite per avere gli stessi server da chi giocava dall'Xbox 360 a chi giocava con il computer. Beh, cancellate tutto ragazzi, perché qualche ora fa è uscita una meravigliosa notizia e da adesso sembrerebbe che sia possibile avere un cross platform a 360 gradi. Cosa vuol dire cross platform? Per chi non l'ha ancora capito, vuol dire che chi gioca da PC, chi gioca da mobile, chi gioca da computer, cioè da console, possono giocare tutti assieme. In questo video ragazzi andiamo a vedere, è semplicissimo, è un video mirato ai possessori di Xbox, ovviamente, che vogliono appunto risolvere questo problema. Per prima cosa ragazzi, dal vostro PC, dal vostro computer, apriamo una finestra di Google. Easy. Da Google, ragazzi, scriviamo Epic Games, che è l'unico sito ufficiale di Fortnite. Ragazzi, fatemi prendere una parentesi perché io ci tengo tantissimo a dirvi, ragazzi, non cliccate, non scaricate, non provate ad andare su nessun altro sito che non sia www.epicgames.com. È l'unico sito ufficiale di Fortnite, ragazzi, con tutti gli altri siti che visitate, a vostro rischio e pericolo potreste incappare in qualche virus. E mi rivolgo anche per tutti quelli che hanno detto: Xyuder, ma io l'ho provato a scaricare, ho letto un commento di un ragazzo che ha detto: Xyuder, l'ho provato a scaricare, ce l'ho su Android, non me lo fa partire. No, cancellate tutto, non fidatevi di niente ragazzi, non esiste ancora Fortnite per Android, ragazzi, non lo fate, non scaricate nulla. Quando arriverà Fortnite per Android sarò qui a dirvelo, non preoccupatevi che io ci sto bene dietro al nostro Fortnite. Purtroppo non ho un dispositivo iOS, quindi non posso ancora giocarci sul cellulare. Allora, siamo nel sito della Epic Games, ragazzi, avete visto, vedete, tanto passa la mongolfiera qua ragazzi. Vediamo se io vi allargo un pelino di più. Che cacchio ho cliccato? Aspetta un attimo. Qua ragazzi c'è la sezione relativa all'account. Allora adesso io faccio esci così lo capiamo. Dovete creare ragazzi un account Epic Games dal sito ufficiale. Voi cliccate qua in alto a destra, c'è un omino, c'è scritto accedi. Per me, per voi ci sarà, vedi, registrati, fa vedere tutta la pagina che ti dice: non hai un account Epic Games? Sotto il tasto accedi, registrati. Quindi se non ce l'avete, ovviamente immagino che non ce l'abbiate, o se ce l'avete meglio così, registratevi, o altrimenti ragazzi accedete all'account dal sito di Epic Games.
Una volta che abbiamo fatto l'accesso all'account, clicchiamo ragazzi sopra la lente di ingrandimento alla sinistra del nostro account e scriviamo Epic Launcher. Epic Launcher, invio. Da qua ragazzi vi fa vedere cosa cacchio è. Aspetta, non era questo che doveva far vedere, un momento. Eccolo. Install Epic, che cacchio do... Prima funzionava. Epic Launcher, fatemi riprovare. Mi stai prendendo in giro? Che cosa sta succedendo? Aspetta. Porca di quella gnoffa, porca. Perché l'Epic Launcher, ragazzi, è il launcher di Epic Games ufficiale. Dove cacchio è finito Epic Games Launcher? Dove siamo finiti? No, questi sono dei virus. Aspetta. Fortnite. Prima funzionava o non funziona? Clicchiamo in alto su Fortnite. Ci dice gioca gratis adesso. Va benissimo ragazzi, noi andiamo a cliccare allora su gioca gratis, è la stessa identica cosa, non so perché mi aprisse quella roba lì prima, cioè frega niente. Lui ci dice dove lo vuoi scaricare, per Windows o per Mac, ovviamente voi selezionate, scaricando la versione lui ci va a tirare giù l'Epic Installer 7.5.0, ci clicchiamo sopra, gli diamo run. Ovviamente a me dice ripara o rimuovi perché ce l'ho già installato, a voi dirà installa. Lo installate normalmente ragazzi, voi nella installazione ovviamente questo voi non vi interessa. Quando l'avrete installato ragazzi ci sarà, lo state vedendo, un'icona sul desktop che è l'Epic Games Launcher. Ci clicchiamo sopra due volte, non c'è bisogno di installarlo ragazzi. Adesso vi spiego, è importantissimo, so che se giocate da Xbox non avete un PC che supporta Fortnite. Io ho un tasto gigante, anzi aspettate che mi sposto io così lo vedete meglio. Io ho un tasto gigante con scritto avvia, voi avrete un tasto gigante con scritto installa. Non vi deve interessare ragazzi, da questa pagina che si è aperta, che è appunto il launcher di Fortnite, voi andate su il logo con tutte le persone, vedete che lo è là, è sopra di me ragazzi quel logo lì centrale, ci cliccate sopra, si apre una finestra pop-up con la possibilità, cliccando su questo tasto aggiungi amico, di inserire in questo campo ragazzi il nome di gioco del vostro amico o il suo indirizzo email. Facendo così ragazzi, se volete giocare con qualcuno che ha il PC, potrete farlo senza problemi. Voi mi chiederete, e se non me lo chiedete ve lo dico lo stesso, dove vengo inserito io che gioco da Xbox, cioè vengo inserito nei server di quelli che giocano con il PC o quello con il PC viene nei server di Xbox? Allora ragazzi, c'è una gerarchia, quindi si dà la... come si dice, precedenza ai giocatori da PC, in secondo piano ai giocatori da console, in terzo piano ai giocatori da mobile. Quindi ragazzi, chi gioca nel vostro team, per dire, o anche se giocate in coppia e ha il PC, voi che avete l'Xbox 360 andrete a giocare nei server di chi ha il PC. Se invece volete giocare contro chi ha mobile, un vostro amico che ha mobile, il vostro amico che ha Fortnite mobile verrà inserito nei server di chi ha l'Xbox. Beh ragazzi, un po' di casino, ma direi che è stato abbastanza chiaro ragazzi. Questo era per dirvi che da adesso si potrà giocare completamente in cross platform con il nostro Fortnite. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando di mettere un bel pollicione in su ragazzi, che non vi costa niente, iscrivetevi al canale, non dimenticate di passare in live tutti i giorni da mezzogiorno e mezza alle 16 per giocare anche con me e con i miei amici. Noi ci vediamo presto, ciao!